Come un teatro sul mare, lo stadio del tennis per la Coppa Davis sorgerà sulla rotonda Diaz per ospitare una manifestazione che manca a Napoli da 17 anni. 4.000 posti a sedere, anche facendo da cornice alla stessa statua di Armando Diaz, saranno costruiti con un'arena rimovibile ed i lavori per l'originale location sono già incominciati, con spese completamente a carico dell'organizzazione e degli sponsor. Sì, è un sogno che si realizza, sembravamo dei folli quando abbiamo immaginato di realizzare un campo da tennis sul lungomare, oggi quella follia sta diventando realtà. Alla fine avremo un evento importante come la Coppa Davis che però avrà quel qualcosa in più che è il lungomare della città più bella del mondo che farà il giro di tutte le televisioni e i media internazionali, per cui siamo contenti di dare un piccolo contributo all'immagine della città. L'incontro fra Italia e Cile avrà dunque come scenario un impianto a ferro di cavallo sul mare. Arrivato il via libera dalla sovrintendenza, si è già in piena fase operativa nel rispetto di un cronoprogramma che vedrà dal 14 al 16 settembre disputarsi l'importante sfida sportiva. È sempre la corsa contro il tempo, un po' perché è così, un po' perché ormai gli eventi sono tantissimi, quindi le forze in campo sono quelle che sono, i soldi sono pochi, ma c'è grande entusiasmo, col circolo del tennis abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono veramente soddisfatto e vinceremo anche questa sfida. E anche la funzione privata deve cambiare modello, c'è il privato sociale, il privato per la collettività, per la città, per la comunità, è molto bello questo spirito di stare insieme per la città. Nella Coppa Davis come in tantissime altre cose, in questo modo andremo molto molto lontano.